Cambia radicalmente il regime universitario dopo molti anni. Qualche giorno fa, oltre 200 consiglieri tra corso di laurea e dipartimento, più di 9.000 preferenze su 22.000 votanti. È il risultato delle università Etnè 2021. Per il Senato accademico, gli eletti sono due donne e un uomo. Alessandra Leonardi per We Love UNICT. Eleonora Ardizzone, Crediamoci. E Gianluca Garofalo. Azione universitaria. Ai nostri microfoni il deputato regionale, l'onorevole Galbagno, che commenta ed esprime grande soddisfazione per il risultato ottenuto. Tre senatori su sei che vedono eletti ragazzi come Alessandra Leonardi, Eleonora Ardizzone e Gianluca Garofalo. Abbiamo avuto il pregio di essere la prima lista al Consiglio d'amministrazione, al nucleo di valutazione, al CSU. Abbiamo raccolto più di 200 consiglieri tra corsi di laurea e dipartimento, un consigliere su quattro di medicina. Sostanzialmente c'è stato un plebiscito vero e proprio, si parla di più di 9.000 preferenze su 22.000 votanti. In termini di percentuale significa il 40% di una coalizione fatta solo ed esclusivamente da gruppi di liste di Fratelli d'Italia. In 18 anni di elezioni universitarie non è mai successo che una coalizione, un partito, riuscisse ad arrivare a percentuali simili. Motivo per il quale per me è grande motivo di orgoglio, perché i giovani rappresentano certamente il futuro e un risultato del genere non si era mai raggiunto prima. Quindi un primato che ci fa assolutamente onore, fa anche tanti oneri, in quanto ci auguriamo che questi ragazzi possano essere classe dirigente del futuro, sia a livello universitario e ci auguriamo anche a livello territoriale.